mi sembra che effettivamente ci sia in questa una nuova proprio concezione nelle nuove generazioni, ne parla un vecchio, ecco che ci sia una nuova, dico, interpretazione dell'istituzione, di questa istituzione che non può che essere un'istituzione democratica. Naturalmente i mezzi possono essere recuperati dallo Stato, ma sono appunto mezzi che vengono tolti, per così dire, riappropriati. C'è quest'idea dell'istituzione riappropriata, è proprio il fatto che ormai l'istituzione è il comune, il linguaggio è un comune, non un comune astratto. Ecco, l'ospedale è un comune concreto. Ecco, oggi mi sembra che questo discorso di appropriazione, appunto, cioè di appropriazione di qualcosa che è appropriato, di qualcosa che abbiamo coscienza che è nostro, questo deposito ontologico, io dico quando parlo di filosofia, ecco, se vuoi, che è il comune e che d'altra parte poi, dico, corrisponde a quelli che sono oggi le nuove forme dello sfruttamento, che è uno sfruttamento di estrazione. Che cosa fa? Lo Stato tenta ti toglie, no? Ti succhia questo comune, questo è il valore oggi. È un valore che è già stato accumulato dal nostro lavoro, dalla nostra partecipazione, dai nostri desideri che si sono messi insieme, no? Dai nostri linguaggi che hanno costruito un tessuto. Per esempio, io ricordo nel 66, la grande inondazione, no? È grande. Siamo andati a lavorare, no? Proprio per sostenere. E si sono creati già allora, no? In questa situazione di pericolo, ma di aiuto concreto, di mutualizzazione dello sforzo comune. Ecco, legami che hanno poi costruito, che so io, gli scout, ma poi dagli scout sono venuti a poter operaio, insomma, ecco, e poi all'autonomia, ecco, e poi sono andati tutti matti, hai capito? E poi sono finiti tutti in manicomio. Ecco. Però è stato un bel ciclo, ecco, anche se è finito in manicomio. Ecco. Perché poi i manicomi l'hanno distrutto comunque in qualche maniera, ecco. E qui io lo penso soprattutto in Francia, insomma, dove questa maledetta pandemia è caduta in un momento in cui la lotta di classe era al livello forse più alto che abbia mai visto in Europa negli ultimi 50 anni, insomma, ecco, dopo 68, per così dire, perché il livello di lotta di classe che esisteva qui in questi nella lotta contro il progetto macroniano di pensionamento era una lotta di un livello altissimo che ormai coinvolgeva sempre, ha sempre coinvolto dalla nascita di Gilets Jaunes più della metà della popolazione, ma qui si era proprio concretizzata ormai in forme di disobbedienza civile, in forma di movimento estremamente pesante, ecco, così è importante. Tutto questo c'è ancora, anche qui ci sono queste brigate di lavoro mutualista che girano un po' dappertutto, tengono botta. Ecco, però l'importante è che tutto questo ci sia, che questa pandemia, che quella l'uscita dalla pandemia non sia veramente che tutto cambia, sì, ma insomma tutto cambia perché nulla deve cambiare. Lo sfruttamento degli ospedali ai limiti della follia, queste forme di comunicazione ridotte appunto a questo rapporto quasi individuale, no? Ecco, fra tutti noi, ecco, così che tutto questo non venga spinto molto più avanti, ma sicuramente dentro la crisi economica e sociale che segue ci saranno tentativi evidentemente massicci di distruggere la giornata lavorativa, cioè portarla ancora più a fondo, l'attacco agli orari di lavoro, gli attacchi alla possibilità di mettersi assieme sul lavoro, di contestarlo, e poi la disoccupazione. E su questa base della disoccupazione una precarizzazione ancora più crescente, ancora di più. E tutto questo su cosa? Sulla base ormai di una tecnologia affermata, che è quella delle piattaforme. Quindi qui si apre per il capitale, si apre una porta che è una porta, veramente una porta enorme, no? Sulla quale posso, se non c'è resistenza, se non c'è contropotere, se non ci sono lotte. L'inchiesta oggi, il primo livello di inchiesta, secondo me è importante sul terreno proprio del rapporto con la scienza, perché quello è un elemento assolutamente fondamentale. Cioè bisogna chiedere alla gente come sta, ovviamente, come stanno
ma in secondo luogo anche cosa pensa di tutta questa serie di ordini, no? Che vengono accreditati e legittimati dal punto di vista scientifico. Uno degli elementi assolutamente centrali in questa cosa, e secondo me, è proprio il fatto di impegnare la gente nella lotta contro la malattia. Negli anni, primi anni 90, no? Appunto, tutta la questione del SIDA, dell'AIDS, dove effettivamente questo rovesciamento che i malati sono riusciti a operare rispetto anche a questo punto, anche alle, proprio anche alla medicina, no? Proprio così, ma anche i procedimenti medici, ecco, ma è stato qualcosa di essenziale, di fondamentale. E questo riportava evidentemente a tutta la psichiatria alternativa, il modo in cui era stata gestita e via di questo passo, riportava questo, ma oggi bisognerebbe che ci fosse anche questo. Dentro la mutualizzazione, secondo me, deve esserci anche questo rapporto, un rapporto alla malattia, che sia un rapporto non semplicemente di protesta nei confronti di quello che avviene da parte dei governi, ecco, non semplicemente di attenzione rispetto a quello che si fa da parte della scienza, ecco, ma anche di discussione, di contrasto quando è necessario. Come sempre, l'inchiesta non è semplicemente domandare, l'inchiesta non è chiedere. L'inchiesta è con ricerca, no? Come la si fa noi. Quindi l'inchiesta non è semplicemente chiedere, ma è anche proporre discussione, cercare l'elemento di costruzione. Ora, questo elemento di consapevolezza della scienza, di critica della scienza, è qualcosa che è assolutamente fondamentale all'interno di dei processi, per esempio, di mutualizzazione. Ecco, secondo me questo è un elemento sul quale bisognerebbe molto molto insistere oggi. E d'altra parte si lega anche a quello che è un discorso che ci avevo pensato un po' prima, quando tu parlavi anche, mi sembra che sia la domanda che ti era venuta fuori da Marta, no? Quella dell'operare con responsabilità, non basta operare contro, bisogna operare anche con responsabilità. Anche questo credo che faccia parte di questa consapevolezza del comune. Ecco, il comune è qualcosa che non possiamo semplicemente, di quale dobbiamo appropriarci con responsabilità. Credo però che tutto vada riportato appunto a questa unità, no, di intento, che è quella di costruire comune, ecco. E sono abbastanza convinto che con questa crisi noi usciamo, veramente entriamo in una nuova epoca. Ecco, così come il XX era cominciato nel 14, prima c'era stata la Belle Époque. Ecco, e in mezzo, per fortuna, c'è stato anche il secolo breve, no? Dal 17 al 68, che aveva costretto il secolo ad essere così su una posizione, che sta in fondo una posizione assai riformista, no? Ecco, molto con i fascismi e lo scontro col comunismo avevano determinato questo per il capitalismo. E oggi probabilmente dalla posizione, dal modo in cui usciremo da questa crisi, riusciremo anche a imporre un contropotere complessivo. La nuova epoca è un'epoca solamente, è veramente del comune. Solo che il comune è o sfruttato o goduto. Ecco, quindi bisogna, non è che soprattutto in questa fase non, dobbiamo scegliere, insomma, tra il subire lo sfruttamento o godere dello sfruttamento del comune o godere del comune, sapendo che godere del comune significa lotta, significa soprattutto riappropriazione di democrazia, democrazia diretta. Significa che devi creare per ogni bilancio dello Stato, per ogni trasformazione, un contropotere che si esprime. Ecco, e devi riuscire anche a creare forme istituzionali possibilmente su questo terreno, ma possibilmente comunque prima delle istituzioni ci sono i movimenti.